dopo la pandemia, quando abbiamo ricominciato a riprendere questo spettacolo. A questo punto chiedevo ai miei amici in regia di finire con La vita meravigliosa di Deodato, che non metteremo. Perché? Perché, perché le musiche hanno un grande valore in teatro, subito assumono un significato molto forte. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, violenta, miracolosa, vita che vi premi in mezzo al mare. Ecco, era ricominciata la vita, dopo la pandemia. E il pubblico ballava con me, io scendevo in platea, e sì, ma come facciamo oggi? Non si può. Quindi noi oggi non lo faremo, ma il solo fatto che il teatro sia così pieno, in una serata così terribile, vuol dire che c'è bisogno di noi, c'è bisogno di teatro. Una categoria non tanto considerata, però voglio dire una cosa, che dobbiamo sapere una cosa, ci sono in questo momento due persone che hanno un coraggio da leoni. Uno è il famoso presidente Zelensky, attore, che fino all'altro ieri veniva considerato un buffone, un comico, sta là, non se n'è andato, molto probabilmente verrà ammazzato, però sta là. Non è scappato come avrebbe fatto qualcuno, che avrebbe detto vado a fare dei tavoli della pace in Svizzera, è rimasto in Ucraina, a Kiev. E poi c'è un altro atto di coraggio meraviglioso, la direttrice del teatro statale di Mosca, che si è dimessa. Io non posso dire il teatro.